Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Guardate che ben di Dio che ho qua dietro. Non sono finti, vedete che sono accesi. Diciamo la verità, non mi capita molto spesso di avere tutta questa roba in casa. Come ben sapete, sono rivenditore ufficiale Bluetti e tra i miei servizi do quello del collaudo della macchina, quindi mi può capitare di avere nello stesso momento, oltre al mio attuale EP500 Pro, magari una C300 da consegnare, magari una C500 da consegnare, perché io, se volete, quando li comprate da me, vi do la possibilità di venirlo a ritirare in negozio dopo averlo io testato accuratamente, perché non si sa mai, potrebbero essere difettosi e gestire poi la sostituzione eccetera magari diventa lungo, laborioso e chiaramente non fa piacere comprare una cosa che tra l'altro costa parecchio, portarla a casa già non funzionante. Quindi in questo momento ho in casa un EP500 Pro, una C300 con una batteria B300, una C500 con una B300S e non c'era occasione migliore di questa per fare un video di comparazione, non tanto di comparazione di prestazioni, perché vi ricordo che di tutte tra le macchine ho fatto un video e anche più video dove vi ho fatto vedere come collegarle all'impianto di casa, come funzionano, tutte le caratteristiche le abbiamo guardate e straguardate, però sicuramente molti di voi quando si approcciano ad installare una macchina così, diciamo, di queste grosse per alimentare tutta casa, magari sono le tre che vi portano dubbi nella scelta di quale comprare. Gli stessi dubbi io li riscontro quando venite in negozio magari per vederlo, farvi fare dei preventivi, e alla fine si chiede sempre il preventivo di tutte e tre. Poi uno decide cosa prendere, ma magari non ha ben chiaro cosa prendere. Quindi oggi le analizziamo, le compariamo in tutti i punti che le differiscono e le accomunano nel momento che le ho tutte e tre qua. Primo fattore, che magari non è determinante ma può avere un'importanza, è l'estetica e la costruzione, il case, il form factor. Perché quando abbiamo una macchina come a C500 e a C300 che sono fatte, diciamo, per stare in colonna con una batteria 2-3, poi vedremo quante sotto, abbiamo una configurazione un po' più rugged, diciamo, molto belle, a me piacciono moltissimo, però magari in qualche contesto, in qualche abitazione, anche a livello estetico, potrebbero non piacere. Mentre invece le P500 Pro, vedete che è una macchina completamente diversa, perché è una macchina che sta in piedi, è fatta grigia e bianca, ma anche questa l'avevamo vista abbondantemente nell'altro video, soprattutto ha le ruote per essere spostata perché pesa 80 kg avendo già le batterie all'interno, e si presenta con un'estetica un po' più gradevole di queste che sono, diciamo, degli scatoloni che potrebbero non piacere. Ma l'estetica in questo caso, secondo me, è il fattore meno determinante per la scelta, perché normalmente si cerca un angolo, un locale tecnico, un posto dove poterle parcheggiare. Di solito sono macchine che non muoviamo, perché anche se sono modulari e sono fatte per essere trasportate, nella realtà dei fatti quando avete un inverter da 30 kg e una batteria da 37 kg non è proprio così semplice movimentarle, quindi diciamo che all'occorrenza si possono spostare, ma normalmente dove vanno restano. Abbiamo quindi detto che gli troviamo un posto in un locale o comunque in zona dove sia accessibile o il contatore principale o il quadro elettrico principale, perché è lì che di solito andiamo a fare le installazioni. Fattore estetico non determinante, comunque la differenza sostanziale di costruzione di queste tre macchine tra loro due e le P500 Pro è abissale, perché è fatta completamente in modo diverso. Poi dei prezzi parliamo alla fine, perché per me è più importante prima capire le differenze tecniche. A C300 e EP500 Pro sono praticamente la stessa macchina a livello di inverter. Questo cosa vuol dire? Che sono due macchine che hanno un'uscita continua massima di potenza di 3000 watt, quindi 3000 watt in continuo. Se avete una fornitura da 3 kW come contatore, più o meno siete abituati a questi assorbimenti, quindi con un contatore da 3 kW normalmente una di queste due macchine va bene. 3000 watt che diventano 6000 di picco, lo trovate nelle schede tecniche. Picco cosa vuol dire? Vuol dire proprio picco, quindi un compressore, un qualcosa che parte, ma poi in erogazione costante non possiamo superare più di tanto. Abbiamo visto che sono stabili fino a 3400 watt, ma non oltre. Adesso mi metto davanti alla C500, che ci arriviamo dopo, perché andiamo avanti a parlare di loro due per alcune differenze e altre cose che le accomunano. Dicevamo, la stessa macchina come inverter, quindi tutte e due 3000 watt di uscita, soprattutto tutte e due hanno lo stesso ingresso solare. Cosa vuol dire?
dire? Vuol dire che tutte e due hanno la possibilità di arrivare con due stringhe, quindi due gruppi, diciamo, di pannelli separati, che vengono gestiti separatamente dal regolatore MPPT, che sarebbe la parte elettronica che gestisce l'ingresso solare e lo smista verso la batteria, le utenze, quello che è. Tutte e due hanno un doppio MPPT isolato da 1,2 kW. Cosa vuol dire? Vuol dire che entrambe hanno un cavo con 4 connettori MC4. Vuol dire che arriviamo con un positivo e un negativo di una stringa, un positivo e un negativo di un'altra stringa. Questo su entrambe, e hanno addirittura lo stesso cavo con lo stesso connettore. 1,2 kW, ossia 1200 watt di pannelli per stringa. Vuol dire che possiamo sfruttare 1200 watt su un ingresso, 1200 watt sull'altro ingresso, e arriviamo a 2,4 kW, 2400 watt massimi che le macchine possono tirare come potenza, ok? In queste stringhe, l'abbiamo ripetuto, ma lo ripeto di nuovo, come limitazione abbiamo soprattutto la tensione. Quindi la tensione di una singola stringa, ricordo ce n'è due, ogni singola stringa 150 volt al massimo. Quando facciamo i calcoli stiamo sui 145 per sicurezza, che vuol dire 145-150 su una e 150 sull'altra. I valori limiti sono riferiti alla singola stringa. Esempio pratico, posso prendere tre pannelli da 400 watt, metterli in serie, fanno 1200 watt, li collego su una stringa e faranno più o meno 100-110 volt, dipende dal pannello, e altri tre pannelli da 400 watt sull'altra stringa, che possono essere anche diversi, di marche diverse, magari qui ne ho messi, come nel mio caso a casa mia lo sapete, ho tre pannelli da 375 su una stringa e tre pannelli da 410 o 400, non mi ricordo, sull'altra stringa. Sono diversi, ma tra loro in una stringa devono essere tutti uguali, tra loro in una stringa devono essere tutti uguali. Poi ci sono gli ampere, questi famosi 12 ampere di corrente. Quelli sono la corrente che usa dai pannelli per caricare le batterie. Non dobbiamo stare per forza entro i 12. Se abbiamo un pannello che arriva da 14 ampere, la macchina automaticamente ne preleva solo 12. Ora, il limite vero di quanti ampere possiamo salire non lo so, però in realtà è molto più alto, perché molti utenti, soprattutto all'estero ma anche qualcuno in Italia, hanno già provato a, diciamo, creare delle stringhe molto più grosse. Facendo come? Facendo magari un parallelo di 6 pannelli a 3 in serie, quindi 3 in serie con 3 in serie che vanno in parallelo, che escono con un solo più e un solo meno ed entrano in una stringa. A cosa serve fare una cosa del genere? Serve per avere una maggiore produzione quando non c'è sole pieno, ad esempio. Però quando c'è il sole pieno, nella realtà dei fatti, da quei teorici 2000 watt, perché poi il parallelo non è proprio la somma, comunque facciamo finta che il parallelo è la somma, anziché avere 1200 watt con solo 3 pannelli, ne abbiamo altri 3 in parallelo e fa 2400 watt su una sola stringa. Quindi per assurdo potremmo fare 2004 più 2004, fare una pannellatura di 4800 watt da mandare dentro le due stringhe per avere più produzione quando non c'è il sole. Ma come dicevo prima, quando c'è il sole si limita comunque a 2004, più di quello non tira. Spero che il concetto sia stato chiaro. Tornando a cosa hanno in ingresso, hanno appunto questo 2,4 kW massimo su due stringhe, lei come le P500 Pro, sono identici. Tornando a parlare anche di AC500, abbiamo detto 3000 watt per quelle macchine di potenza in uscita e 2,4 kW su due stringhe per il solare. Qui abbiamo 3 kW di ingresso sul solare sulle due stringhe, sempre con 150 volt, sempre con 12 ampere che si possono al limite mettere in parallelo. Quindi qua alla fine possiamo entrare con più pannelli. Possiamo magari mettere 4 pannelli da 400 watt per ogni stringa o magari 3 da 500 per ogni stringa. Una produzione di 2004 con una produzione di 3000 fa già la differenza, soprattutto quando volete mettere più batterie. Quei 3000 watt che abbiamo in uscita su quelle due macchine arrivano a 5000 qua. Ma attenzione, per avere 5000 watt in uscita bisogna avere almeno due di queste batterie B300S. Con una sola si ferma a 4000 e lì viene già la domanda. Tanti mi chiedono: ma io posso usare la batteria B300 sulla C500? Perché? Perché costa 200 euro in meno, o perché magari abbiamo già una C300 con due batterie, vogliamo cambiare solo la parte dell'inverter e tenere le due batterie. Allora, si può fare, ma bisogna prendere questo.
Questo è un cavo particolare che vende Bluetti per collegare questa macchina con questa batteria, perché normalmente questa macchina collegata con questa batteria ha un suo cavo che è diverso da quello che usa questa macchina con questa batteria. Quindi in pratica bisogna usare un cavo ibrido. Questo connettore che va su AC500 è più grosso di questo che va sulla B300. I contatti dentro quei due cerchi grigi sono leggermente diversi, perché questo è un connettore con un cavo a 150 A, questo è a 90 A. C'è più passaggio di corrente, questa batteria dà più corrente a questo inverter che ne chiede di più per darci fino a 5000 W in uscita, questa batteria dà meno corrente a questo inverter che ne chiede meno perché ci dà solo 3000 W in uscita. Se io compro una C500 e lo metto su una, due, tre o quattro batterie B300 usando questo connettore che compriamo a parte, di fatto lei esce sempre a 3000 watt, ok? Con quelle batterie a più di 3000 watt non possiamo far uscire nessun inverter, né quello che non ha neanche la funzione e nemmeno questo che in realtà ce l'avrebbe. Di fatto, se io metto una C500 su una B300, due B300, funziona in uscita esattamente come una C300. Ma di questa cosa della potenza limitata ve lo faccio vedere dal vivo. Ora proviamo ad attaccare 4 kW, che sono quelli che gestisce la C500 con una batteria, e poi proviamo a fare la stessa cosa collegando la B300. Adesso proviamo ad attaccare un forno, un po' di asciugacapelli, un po' di roba per farvi vedere che arriva tranquillamente a 4 kW continui. Allora, iniziamo con un forno e siamo a 1360 watt. Aggiungiamo un phon e siamo a 3000, ne aggiungiamo un altro e siamo a 4300 costanti, senza problemi, con una B300S. Ora spengo la macchina e attacco quella B300 mettendola su questo carrellino al posto della B300S. Stacco quindi la B300S da AC500, quindi il suo cavo giù, prendo il nuovo cavo adattatore, la parte 90 va sulla B300, l'altra parte con scritto 150 va su AC500. Ok, proviamo ad accendere la macchina, si accende la B300 prima, adesso si accende la C500, quindi funziona regolarmente, attiviamo l'uscita AC, riattacchiamo il forno e vedete che siamo di nuovo a 1300 senza problemi, attacchiamo un phon e siamo a 2007 senza problemi, attacchiamo l'altro phon e vedete che dopo pochi secondi al raggiungimento dei 4300 è andata in allarme come potenza batteria bassa. Vedete, bat low power, quindi con la B300 abbiamo meno potenza. Quale può essere il vantaggio? Prima di tutto abbiamo più produzione dai pannelli, perché da 2,4 passiamo a 3 kW. Ma soprattutto, una cosa molto molto importante quando scegliamo queste tre macchine, si installa in modo diverso. L'avevamo già visto nei video dedicati, questa è l'unica macchina al momento di queste monofase piccole che ha un'uscita da 32 A, quindi con un connettore che dovete comprare a parte, anche quello sul sito di Bluetti. Avevo fatto anche un video dedicato solo per come si monta quel connettore che si chiama M28. Da qui possiamo uscire con 32 A, quindi con un cavo con una linea da 6 mm che va bene per alimentare tutta una casa tranquillamente. Lì abbiamo un problema, ma lo vedete già là sotto. Vedete che esco con tre cavi, 1, 2, 3, che vanno poi al quadro dove ci sono le divisioni e tutto. Questo perché? Perché P500 Pro e AC300 hanno solo delle prese 16 A di uscita. E tra l'altro AC500 ne ha 6 e P500 Pro ne ha solo 3. Che però per dimensionare il collegamento con un alloggio o con una casa vanno bene, perché noi usciamo con tre cavi da 2,5, però abbiamo l'esigenza di andare a tre linee separate. Io ad esempio faccio il piano giorno, il piano interrato, taverna e box, e tutta l'area esterna, quindi giardino, luci, tutto quello che ho fuori. Questo perché? Perché uscire con un solo cavo, con una spina da 16 A e collegarci tutta la casa con potenze così grosse non va bene. Se dai calcoli voi mi dite: ah, ma 16 A portano 3300 watt, andrebbe bene il cavo da 2,5 per fare tutto. Dai calcoli sì, ma purtroppo nella realtà dei fatti non è proprio così, perché un cavo che sta sempre
sollecitato sempre sotto carico non può essere dimensionato giusto, deve essere sovradimensionato. E alcune volte mi era già stato detto: ah vabbè, ma basta mettere le tre spine in parallelo, collego tutti i cavi insieme, vado via, le tre sezioni da 2,5 diventano 2,5, 5, 7,5. Quindi ho più sezione di rame in tre cavi da 2,5 che in un cavo da 6. Allora, tecnicamente è vero, ma qual è il problema? Che noi non possiamo collegare tre spine insieme e unire i cavi per andare via con un cavo di sezione più grossa. Perché? Perché su quelle tre spine, se voi accidentalmente ne staccate una, sui poli della spina c'è corrente. È come quando mi viene proposto di collegarle all'impianto usando delle prolunghe maschio-maschio da piantare nelle prese. Funziona, non è che non funziona, però non si può fare, ragazzi. Su un polo maschio, quindi una spina, non può esserci tensione. Ma questo è proprio l'ABC dell'elettricità. Poi da lì a dire che non funzioni è un'altra cosa, ma sicuramente non va bene, è pericoloso, soprattutto quando le installo non è una cosa che posso farvi io, perché io vi consegno un impianto con dichiarazione di conformità, non posso fare una roba del genere. Quindi nella scelta, parliamo anche di assicurazioni, avere una cosa del genere in casa, se ve la fate voi, può diventare un problema, perché magari avete un'assicurazione sulla casa, vi succede un qualcosa, viene il perito a vedere cosa avete combinato a casa dopo che vi ha preso fuoco, vi trovano a fare del genere, non siete coperti. È lì che diventa fondamentale quest'uscita da 32 che è stata implementata, perché io da qui parto in tutta sicurezza con un cavo 3x6, vado a collegarmi alla casa ed è un lavoro fatto come va fatto. In più ho ancora 5 prese per collegarci qualcosa al momento del bisogno e questo è sicuramente il miglior collegamento. Ripeto, come nel mio caso, se avete già la possibilità di sezionare le linee, vanno benissimo anche le prese da 16. Se avete purtroppo un unico generale, magari una casa vecchia con l'impianto non suddiviso, e volete collegare una macchina di quelle, per fare le cose a norma come andrebbero fatte, ci va la C500. Non vi servono i 5000 watt di potenza in uscita? Allora ha senso prendere lui con due B300, perché costano qualcosa meno. Torniamo poi a parlare di batterie, perché lì abbiamo il P500 Pro, che ha 5 kW di accumulo di batteria, 5120 per la precisione, che sono 5,12 kW. Nel mio caso vi posso dire che ha fatto la differenza passare da una C300 con una batteria B300 alle P500 Pro, perché io adesso, se c'è il sole, sono coperto nelle 24 ore senza problemi, riesco a fare tutta la giornata, passare la notte, arrivare la mattina quando inizio a produrre dai pannelli con 5 kW di batteria, 5,1. Con 3 non ce la facevo. E quella batteria da 5 kW com'è rimane, non è espandibile. Vi fanno vedere magari in giro in qualche schema che potete collegare in esterno una B300 per aumentare l'accumulo. È vero, ma non è vero, perché la collegate all'ingresso stringa per dare tensione come se arrivasse dai pannelli, ma non è una vera e propria espansione. Perché? Perché dovete staccare le stringhe per attaccare la batteria. Qui invece abbiamo due macchine modulari perché le batterie si possono aggiungere. Vedete che c'è il cavo che collega l'inverter alla batteria. Possiamo mettere altri cavi e altre batterie per espandere l'accumulo. AC300 gestisce fino a 4 B300. Ogni B300 sono 3 kW di accumulo, 3,072. Arrivando a 4 possiamo avere 12 kW di accumulo. Però attenzione, perché avere tutto questo accumulo vuol dire avere poi anche la potenza necessaria per caricarle. E lì bisogna fare i conti caso per caso. Qui possiamo arrivare addirittura a 6 B300S, che vuol dire 18 kW di accumulo. Riusciamo a caricarli 18 kW di accumulo con 3 di pannelli? Allora, se abitate in un posto, magari sud Italia, dove c'è molto sole e riuscite a fare molta produzione, con 3 kW di pannelli in 6 ore di luce, 6x3, 18, riusciamo a caricarle. Poi chiaramente, mentre abbiamo i 3 kW di produzione per caricare le batterie, se la casa ne sta tirando 1 o 2, capite bene che è potenza che andiamo a sottrarre a quella che viene destinata per la ricarica. Ma comunque qui possiamo arrivare fino a 6 batterie, 6x3, 18 kW di accumulo, che sono tanti. Dunque, prima abbiamo parlato di corrente, quindi del cavo più grosso che porta più corrente all'inverter tra B300 e B300S, dove qui è più grosso. Oltre a portare più corrente, questa batteria ha un'altra differenza. È fatta per resistere a temperature più invernali. Al suo interno ha una resistenza che la tiene in temperatura corretta.
Questo serve per installarla anche in posti dove fa molto freddo o addirittura in locali tecnici, non dico all'esterno, io consiglio sempre di non metterle all'esterno, però locali tecnici magari separati dalla casa dove fa molto freddo, allora questa batteria è più idonea. Quella non ha nessun tipo di riscaldamento e queste batterie con tecnologia LiFePO4 patiscono il freddo, non devono mai in teoria andare sotto i 10 gradi, andrebbero tenute in un ambiente tipo questo, interno alla casa, un garage, una cantina, un qualsiasi posto dove la temperatura non va troppo giù perché alla lunga patiscono. Come funzionamento sono tutte uguali, semplicemente hanno la possibilità di essere usate come semplici UPS, quindi le caricate dalla spina anche senza pannelli, loro stanno sempre cariche al 100%, quando va via corrente ve la danno in uscita in tempo zero senza distacco, hanno la funzionalità di programmare gli orari di ricarica eccetera, che in realtà usiamo poco a meno che non abbiate tariffe notturne gratuite. Poi abbiamo la funzione che a me piace di più e che è la più usata, che si chiama PV Priority. L'abbiamo già visto nei video, però è una funzione che permette di decidere a quale percentuale di batteria iniziare a prendere dalla rete. Sopra quella percentuale non prende mai dalla rete. Rimane quindi connesso con la spina al vostro contatore. Lì di solito io creo una linea dedicata per la presa del Bluetti, perché di fatto mettiamo il Bluetti tra la casa e il contatore. Lui rimane connesso alla presa, non preleva watt, li preleva solo nel momento in cui andiamo sotto quella percentuale. Questa funzione ce l'hanno tutte e tre. Tutte e tre hanno la possibilità di ovviamente attivare sia l'uscita C delle prese a 230 che la parte in DC. La parte in DC sono le porte sopra, i piani per la ricarica wireless dei telefoni e tutta la parte in bassa tensione, che sono quindi le USB, l'USB-C che hanno tutte le macchine, e P500 Pro, come abbiamo visto, ce l'ha nella parte superiore, sia la ricarica wireless che le prese USB. Tutte e tre nella parte DC hanno l'uscita a 12V 30A, che è molto utile per gestire ad esempio delle linee luci. Vi avevo fatto un esempio quando avevo fatto il video di AC300. Questo perché? Perché noi un LED che comunque lavora a 12V lo alimentiamo ad esempio direttamente da lì, quindi non dobbiamo sfruttare il consumo che ha l'inverter. L'inverter è la parte dentro che trasforma i 48V della batteria in 230V. Questa parte elettronica ha un suo consumo neanche tanto trascurabile, quindi più la facciamo lavorare più consuma. Se noi sfruttiamo l'uscita 12 per fare delle linee luci, sicuramente andiamo ad aumentare l'efficienza, la durata delle batterie. Abbiamo poi anche delle uscite accendisigari che sono da 24V su AC500 ed AC300, e P500 Pro ha anche l'uscita accendisigari ma 12V. Un'altra differenza sostanziale è che, avendo le batterie che si possono scorporare, questa B300S o la B300 potremmo in teoria anche portarcele via da sole, perché loro hanno un proprio ingresso solare per ricaricarle, o si possono eventualmente caricare anche con un alimentatore vendibile a parte, e si possono portare in giro per avere comunque accendisigari 12V, una USB-C da 100W e una USB normale da 18W su entrambe, che possono essere comode in situazioni di mobilità, campeggio eccetera. Certo, pesa 37 kg, ma avere dietro un accumulo da 3 kW senza la parte del 220 in alcune situazioni può essere comodo. Lì non si può fare perché la batteria è integrata, non si può smontare e, come abbiamo detto prima, non si può ampliare. Vi ho fornito un po' di dati, vi ho detto quali sono le differenze principali, che possiamo ricapitolarle in questi punti fondamentali. EP500 Pro, 5 kW di accumulo non espandibili e potenza massima in uscita 3000 W, come fotovoltaico 2400 W di ingresso. AC300, uguale identica del P500 Pro, ma in configurazione base con una batteria abbiamo solo 3 kW di accumulo, ma possiamo espanderli 3, 6, 9 fino a 12 kW. Per il resto sono identiche, sempre 2400 W dai pannelli, sempre 3000 W in uscita, tutte comprese a 16A con le spine per l'uscita. Qui abbiamo stessa possibilità di espansione di una C300 ma fino a 6 batterie, abbiamo batterie che possono stare all'esterno e abbiamo un'uscita di 5000 W totali, soprattutto abbiamo l'uscita da 32A per collegarci tutta la casa, e come fotovoltaico passiamo dai 2400 watt ai 3000 watt di produzione. Queste sono le differenze principali. Ora parliamo di prezzi e garanzia, perché alla fine uno prenderebbe sicuramente questa con due batterie se costasse uguale alle altre, ma purtroppo non è così, perché noi partiamo da una C300 con una batteria
che costa circa 4.000 euro, a volte oscilla, diventa 3.800, dipende dalle offerte, però un inverter e una batteria siamo a 4.000 euro e ogni batteria, ogni espansione costa 2.700 euro. Quella macchina con 5 kW costa 5.700 euro. Poi abbiamo AC500, qua me lo sono dovuto scrivere per non sbagliare, qui partiamo da una configurazione base con inverter e una batteria che costa 5.800 euro. Quindi siamo già al prezzo di quella praticamente. Però vi ricordo che per lavorare a 5.000 watt in uscita ne vanno almeno due. Quindi AC300 con due batterie, che alla fine è la configurazione che vendo di più, siamo a 8.700 euro. Calcolate poi che ogni B300S costa 2.900 euro, quindi 200 euro in più rispetto alla B300 a prezzo pieno, e per il momento questa roba qua in offerta non va mai. Però vi dico che ad oggi è la macchina che vendo di più. Garanzia 4 anni, garanzia 4 anni, garanzia 5 anni, perché non lo so, lì abbiamo 5 anni e qui ne abbiamo 4. Abbiamo 4 anni di garanzia del produttore se le comprate da canali ufficiali. Canali ufficiali sono il sito Bluetti, Amazon Bluetti o rivenditori offline come potrei essere io. Tutti gli altri siti dove a volte trovate prodotti a meno, magari direttamente dalla Cina, magari siti che non sono riconosciuti, attenzione, perché la garanzia poi in quel caso ve la deve dare il venditore, che di legge diventa 2 anni, mentre qui ne abbiamo almeno 4 direttamente dal produttore se la comprate da loro o la comprate da me. Pensateci bene, perché è un dettaglio non trascurabile e potrebbe fare la differenza nel tempo. Vi ricordo che se le acquistate da me ve le posso dare collaudate. Parliamo poi di una cosa che mi chiedono spesso, che è l'IVA al 10 o le detrazioni. Dunque, macchine che io posso vendere anche con l'IVA al 10% se voi mi firmate l'autocertificazione dove dite che usate questi inverter e questo accumulo per un impianto fotovoltaico, allora in quel caso si possono vendere come inverter solare e accumulo fotovoltaico con l'IVA al 10. In questo caso, con una fattura del genere, potete anche metterle in detrazione in 10 anni, facendovi fare la pratica dal vostro commercialista o chi vi segue le pratiche. In quel caso parlatene con lui o con lei, perché vi devono dire loro come vi fanno la pratica, cosa vogliono scritto in fattura, e io mi adeguo di conseguenza. Questo chiusa parentesi. Cosa consiglio alla fine di tutto questo video? Non posso darvi un consiglio, perché dipende dal vostro portafoglio e dalle vostre esigenze. Perché se avete una casa relativamente piccola e non avete per forza la necessità di coprire, di essere indipendenti 24 ore, partite già con una C300 e una batteria e avete già delle buone soddisfazioni. Volete essere sicuri di coprire le 24 ore con EP500 Pro? Ce la faccio. Attenzione però, perché queste due macchine hanno il problema di uscire con dei cavi separati per arrivare a più linee. Se voi avete una casa relativamente piccola, ma magari recente o ristrutturata, dove nel quadro elettrico avete già diviso forza, luce, i piani, gli ambienti, la cucina, i bagni, eccetera, allora fa il caso vostro. In tutti gli altri casi io raccomando, piuttosto di comprare la C500, di usarlo con le B300, ma almeno abbiamo un'unica uscita da 32. Queste sono espandibili, quella no. Fatevi i vostri conti, io spero di essere stato chiaro. Se avete qualche dubbio potete venire a trovarmi in negozio a Torino, vi spiego tutto con calma, facciamo tutti i calcoli della situazione e scegliamo la macchina più appropriata. Con questo video è tutto, se vi è piaciuto un bel like, mi raccomando, non costa nulla, iscrivetevi al canale che mi fareste un grosso favore, mi aiutate in modo completamente gratuito, basta fare clic a far crescere il canale. Noi ci vediamo al prossimo video, alla prossima diretta, o se passate appunto in negozio in provincia di Torino, mi trovate lì per parlarne di persona. Ciao da Massi Dattoli!